attualità dove scritto sta così e quello razziale piace le lettere. Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Articolo 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. Articolo 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado ai cui studi sia riconosciuto l'effetto legale non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Articolo 3. A datare dal 16 ottobre 1938, tutti gli insegnanti di razza ebraica saranno sospesi dal servizio. Sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e i direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e gli assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente, i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza. Articolo 4. I membri di razza ebraica delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938. L'ebraismo mondiale è stato durante stessi anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile.